Ezra! Salve, che piacere. Hai la ragazza? No. Non ti piace la fica? Beh, sentire la parola fica in bocca a lei mi fa dubitare se mi piace o no. Back again up in this motherfucker. Non incontrerò mai una donna in grado di capirmi. Non ho mai visto un uomo volere tanto disperatamente una relazione a parte Drake. E parlo del Drake di Views. Ma io mi sento come il Drake di Views. Mi sento in un edificio di Toronto con le gambe penzoloni a chiedermi com'è stare in compagnia. No! Che cazzo urli? Smettila! Ma che cazzo fai? Mi sto aggredendo! Cerchiamo di stare calmi. Comunque non avrai le 5 stelle. Non sono un autista Uber. Voglio dire che sinceramente voi sembrate gemelle. Oddio, aspetta, è vero, questa mi somiglia tanto. Mi dispiace, è una situazione assurda. Mi lasci rimediare. Esci con una ragazza nera in carne e ossa. Non mi sono mai sentito tanto compreso da qualcuno in vita mia. Che a te piaccia o no, Ezra, noi stiamo insieme ora. Sei la mia ragazza, certo. Intendo chiederle se vuole sposarmi. Non hai ancora conosciuto i suoi. Finora non c'è stata occasione. Come vanno le cose? Ditemi della vostra vita, come state? Questo è il tuo nonno bianco che torna a perseguitarmi. Cosa? Non essere ridicolo. Vorresti sposare mia figlia? Sì, lo voglio. Beh, Ezra, ci puoi provare. Mi odiano? Dai, anche i tuoi sono entusiasti di avere il mio culo nero in famiglia. Ciao! Oh mio Dio, tu sei così bella! Io penso che la polizia sia sempre stata prevenuta verso i fratelli neri. Carine le trecce. Grazie. Exhibit le aveva. Io farò il possibile per regalarti la più bella delle vite. Oh, voi siete tutti musulmani. E anche tanto. Sono contenta. Il cuffi che in questo momento sto indossando è in realtà un dono dell'onorevole Luis Farrakhan. Lei ha familiarità col lavoro del ministro? Beh, ho familiarità con quello che lui ha detto sugli ebrei e... Andiamo a sederci a tavola. La tua famiglia, la mia famiglia. Io non so come tra noi due possa durare. Allora, gli ebrei sono stati i primi schiavi. Sta cercando di paragonare l'olocausto alla schiavitù. Mi allunghi le patate. La nostra gente è arrivata qui senza un soldo in tasca. Come è molto imbarazzante. Cosa parla? Il purè di patate, che fine ha fatto il purè di patate? Arriva o no? Ehi, Huck, il cugino bianco cos'ha? Cugino bianco? Non diceva a me. Ce l'ha con me, ora si sa.